L'incontro tra la nostra esperienza e la scuola buddista del Monte Koya è stata certamente una delle aperture più belle e significative nel nostro cammino di questi ultimi anni. E credo sia anche un momento di particolare significato e importanza nell'itinerario di questo meeting 90. Abbiamo avuto numerose occasioni di incontro, sia in Giappone che in Italia, in questi ultimi anni, e forse qualcuno, molti di voi, ricorderanno il bellissimo incontro che c'è già stato proprio qua al meeting nell'88. E siamo molto lieti di essere riusciti anche quest'anno a realizzare questo incontro e in particolare ad avere non solo come ospite ma anche come relatore il professor Shodo Abukawa, che è rettore dell'Università del Monte Koya. Il Monte Koya, luogo molto famoso nel Giappone, è la montagna sulla quale nel IX secolo d.C. Kobo Daishi si recò a fondare un centro di spiritualità per la meditazione, con un'idea molto precisa, che era quella di creare un nuovo metodo, una nuova possibilità di educazione. Diceva Kobo Daishi che è l'educazione che salva il presente e rende luminoso il futuro. E in quel tempo, in Giappone, anche se non solo in Giappone, l'educazione invece era imposta secondo schemi definiti dalla classe dominante. Lui sentì l'esigenza invece di fondare una possibilità di educazione nuova e diversa e per questo rinunciò, racconta la sua storia, l'esperienza, a una carriera e al benessere e ricercò nel mondo buddista una possibilità di trovare una via che potesse servire effettivamente alla felicità dell'uomo, a insegnare all'uomo ad essere felice, una via che potesse dare all'uomo la salvezza. Ed è su questa idea di metodo educativo che c'è stato anche un interessantissimo e bellissimo incontro e riconoscimento tra l'esperienza del Monte Koya e la nostra. Difatti, vi cito soltanto alcune di queste affermazioni di questo metodo educativo perché credo sia immediatamente chiaro quanto sono in consonanza anche con alcune nostre idee e posizioni. Il fondamento dell'educazione, secondo Kobo Daishi, era proprio quello di tirar fuori dal cuore di ogni uomo la vita, la sua dignità. E il maestro diceva, e lo cito anche perché proprio in questi giorni, in particolare ieri al meeting, abbiamo parlato del problema dell'educazione, qualcosa a cui teniamo più che l'andare in giro vestiti, dicevamo. Il maestro diceva, Kobo Daishi, non solo è uno strumento per la conoscenza, non dà e non deve dare soltanto delle nozioni ai propri discepoli, ma è soprattutto colui che insegna al discepolo a scoprire la vita che è dentro di lui, il fondamento che è dentro di lui. Quindi una libertà nell'educazione, l'educazione come introduzione alla realtà, non un modo di formazione deciso da qualcuno dall'alto, dal potere in fondo, ma l'educazione come far emergere la verità che è nel cuore dell'uomo. Ora è su questo uno dei punti su cui più ci siamo ritrovati con i nostri amici pur così diversi e lontani, ma per darvi un'idea di questo incontro, io vorrei non tanto usare le mie parole, quanto le parole di qualcuno che è stato tra di noi direttamente protagonista di questo incontro. E per esempio nel numero di marzo dell'Itere Communionis, Don Ricci racconta proprio il suo incontro con il professor Shodo Abukawa. E stavano così, cominciando questo incontro e parlando della possibilità di trovare nel buddismo delle radici cristiane, una strada possibile a Cristo, eccetera, eccetera, e Don Ricci dice, quali semi, scrive in questo numero di Litere Communionis, quali semi della presenza di Cristo sono riconoscibili nel buddismo?
Non ho cercato la risposta nei grossi volumi che da tutte le parti sono stati scritti su questo tema, che del resto è appassionante. La risposta l'ho trovata quando ho avuto l'opportunità di rivolgere la parola a studenti e professori dell'Università del Monte Coia. Avevo una sola chance e ho cercato di spenderla al meglio. Ho parlato del desiderio della felicità che alberga nel profondo del cuore dell'uomo. È successo che ci siamo capiti. Il dialogo è diventato un percorso comune all'interno dell'esperienza umana fondamentale. Soprattutto è diventato un incontro dove ciascuno era se stesso, ma riconosceva le esigenze, le attese, le risposte che costituiscono l'uomo nella sua verità umana, prima e più radicalmente della lingua e delle forme delle differenti culture e tradizioni. Così differenti, tra l'altro. Ecco, queste parole di Don Ricci mi sembrano una chiave chiara e bellissima per leggere il significato e il terreno di questo incontro. Ma dicevo che nella loro esperienza soprattutto l'educazione è importante e abbiamo per questo chiesto, e siamo lietissimi che abbia accettato, al professor Abukawa di parlare oggi su questo tema. L'educazione all'esperienza del mistero, così come viene vissuta e impostata nella loro esperienza all'Università del Monte Coia. E nel ringraziarlo ancora di essere qua, cedo senz'altro la parola al professor Abukawa. Mi chiamo Shodo Abukawa, Mount Koya-san. Molto lieto di conoscerla. ベルタッチ先生に、ご司会をいただきますのは一昨年に続いて第2回目でありまして大変光栄に思っております。でありますけれども、私のイタリア語は先ほどのミキャーモしか知りませんので、せっかくご丁寧にご紹介をいただきましても、その内容が分からず残念に存じております。 Sono molto contento di rivedere il moderatore, signor dottor Bertazzi. Solo che il mio italiano solo conosco solo mi chiamo eccetera, e quindi un po' dispiace. でありますけれども、一昨年に引き続いて、今回もまたこのミーティングにご招待をいただきましたことを大変感謝しております。Io ringrazio molto che è stato invitato a questo meeting seconda volta. ことに、ローマに、ローマ空港に降り立ちまして、イタリアの国家がますますダイナミックに働いていらっしゃり、このリミニに集まる方たちが一昨年と同様に、大変、若々しい印象を受けますことを大変懐かしく存じております。 Quando scelto dall'aeroplano arrivato all'aeroporto di Roma, ho visto di nuovo a Roma e poi arrivato a questa città a Limini che voi qui è presente, vedendo ora il vostro viso così vivace, sono veramente molto grato. この人と人との友情の委員会の皆様方ことには、ズムロフ会長夫妻、並びに委員会の皆様、さらにはモンシニョール・ジュサーニ、またドン・リッチ、皆様方に厚く御礼を申し上げます。
Prima di iniziare il mio discorso, in particolare vorrei proprio ringraziare il signor Comitato Zumurro, anche Monsignor Giussani e Don Ricci. この度は神秘体験について私たちの大学で教育をしておることを話せとこういうご命令をいただいたのでありますでありますけれども実は私は頭を抱えましたイタリアの方も困った時は頭を抱えるんでしょうか私は自身が体験しないことを皆様方にお話しするということに非常に、心が進まなかったのでありますおそらくこれはジュッサーニ先生が私に勉強せよということで、この表題をくださったものと思っております、そこで、幸いに今私どもの大学で、この体験的な教育をいたしておりますので、その学生たちの指導いたしますための内容を皆様方にお話しいたしまして、この席を塞ぎたいと存じます。Quando dall'organizzazione meeting mi è stato comunicato il mio tema.Cioè l'educazione al mistero. Ho avvertito una difficoltà, quella cioè che parlare avrei dovuto comunque dire la verità. E chi parla ai giovani di questo argomento deve prima aver fatto lui stesso l'esperienza di ciò di cui parla. Mi viene da pensare che questo fosse proprio il desiderio di Don Giussani.Parlerò quindi dell'educazione al mistero nell'ambiente religioso, così come la stiamo facendo ora presso la nostra Università di Monte Coya. まずお話を進めるにあたりまして、この神秘とはいかなることか、まず神秘の定義づけを大変独断的あるいは即断的であるかもわかりませんが、規定をいたしたいと存じます。Prima di tutto bisogna stabilire il significato dell'esperienza del mistero e quale è il contenuto del mistero stesso. Quindi io comincerei con lo stabilire il significato di mistero, anche se può sembrare una conclusione un po' affrettata. 神秘なものというのは普通私たちの日常生活における常識では考えられないものまたそれは言葉で、お話のしにくいものいわゆる絶対者と呼ばれるものでありまして、日常的な時間あるいはこの空間を超えたものであります超えたものでありますけれどもしかもそれは一切のところに、あまねく至っておりましてしかもそれは最も存在の根源的なものであるそういうものを私たちは普通真理と呼びあるいは神と呼び仏と呼ぶわけですでその神秘な超越者と私たち人間との合一を神秘体験のまず本義的な第一義のものと規定をいたすことにいたします私たちのこの真言密教ではこの神秘な超越者を大日如来と呼びますで大日とはその活動がまるで太陽の働きのようであってしかも太陽の光が
物の影まで届かず、また夜間は照らさないのに対して大日如来は常号不変、常に変わらずに存在する働きを持つ仏のゆえにこのように名付けております。つまり大日如来はこの宇宙世界を自身の体とし、宇宙生命の根源的真理であります。この大日如来と人間との合一によって人間は自己完成、いわゆる悟りを目指しながら仏になるよう努め、果ては仏となることができると考えます。そこで真言密教では、この常合で限りない働きを持つ真理を人格化し、最も完全で理想的な人格を持つ超越者として表現し、それを仏と呼ぶわけです。この考えによって成立したのが仏像であり、仏の絵画であり、いたします。そしてこの考えは人間の知恵によって出来上がった産物ではなくって、仏様の慈悲が人間に与えられた知恵と考えるわけであります。In generale, non si può pensare al mistero servendosi del senso comune, né se e né può parlare in questo modo, perché il mistero supera il tempo e lo spazio ed appartiene all'assoluto. L'assoluto è un principio universale e originale, riguarda cioè Dio e Buddha, l'esistenza massima. I cosiddetti choetsha,cioè coloro che sono oltre fanno l'esperienza del mistero come incontro tra quella esperienza massima e gli uomini. Per lo Shingon Mikkyo, questa esistenza massima e misteriosa si chiama Dainichi Nyorai. Con il termine Dainichi si intende un'attività come quella del sole, ma immutabile e perfetta. Hotoke, cioè Buddha,è immutabile e perfetto, non così la luce del sole che non arriva ad illuminare le zone d'ombra, né illumina durante la notte. Gli uomini camminano per raggiungere l'unione con Dainichi Nyorai attraverso una maturazione di se stessi, sforzandosi di raggiungere la perfezione.Il Buddha o Hotoke dello Shingon Mikkyo personalizza la verità immutabile e infinita e stabilisce i termini di quella personalità superiore che rappresenta la massima perfezione e completezza della persona ideale. Per quel che riguarda le raffigurazioni plastiche e statue e pittoresche del Buddha,bisogna considerare che l'immagine, il cui compito è esprimere la verità, non è stata creata dalla sapienza dell'uomo, ma l'opera d'arte è stata suscitata per gli uomini dalla misericordia di Buddha. Kono zettai sha de aru hotoke to no goitsu o inoru実践者を私たちは行者と呼びます。行者はその実践に臨んで仏像あるいは仏画を自身の眼前に安置いたします。次に行者を取り巻くこの空間にあまねく満ちている大日如来や仏たち、その仏たちを同じ壇上に迎えます。でこの場合諸仏といいますのは大日如来の一部の働きをいたしておりますこの担当者でありまして、
一つの同心円的な存在のものであります。さらに行者はこの同じ壇上に行者自身の心の中にある大日如来や諸仏をこの前想定いたします。この三者は行者の思念を集中することによって行者の心中心の中で一つのものになります。もちろんこの想念を集中するためには自己集中、自己集中と自己の統御が必要なことは申すまでもありません。そこで行者の集中力を高めるために一つのテクストが用いられます。このテクストとは8世紀初頭に弘法大師がインド、中国、日本のコースを経て持ち帰られたものに自身のオリジナリティを加えられたものであります。ブッダ・アソルト・マッシモ、i praticanti che pregano per raggiungere l'unione con l'assoluto si chiamano gyoja, cioè asceti. Per compiere i loro esercizi spirituali, questi praticanti pongono su un altare dinanzi ai loro occhi la statua e la pittura di Buddha. In quel luogo essi sono visitati da Dainichi Nyorai e da tanti Buddha presenti ubiquitariamente nello spazio vuoto che il circonda. Shobutsu significa proprio tanti Buddha esprimenti diverse attività e caratteristiche di Dainichi Nyorai. Il concetto è espresso dalla considerazione su una porzione di Dainichi Nyorai e sui cerchi concentrici. I praticanti meditano Dainichi Nyorai e Shobutoke che stanno nel loro cuore e sullo stesso altare. Queste tre immagini, cioè l'immagine sull'altare, e quella dentro il cuore degli asceti e le figure nello spazio vuoto, diventano una sola cosa nel cuore degli asceti secondo la loro profondità di concentrazione nella meditazione. Per concentrarsi nella meditazione necessita un altissimo grado di concentrazione e di autocontrollo. Per migliorare la capacità di concentrazione degli asceti si usa un testo. Questo testo è stato portato in Giappone dal maestro Kukai oppure Kobo Taishi, che è fondatore dello Shingon Mikkyo ai primi dell'VIII secolo. Questo testo è nato in India, è stato tradotto in Cina e infine è stato importato in Giappone, aggiungendo l'originalità del maestro Kobo Taishi. このテクストには超越者と合一するためのさまざまな手段が説かれています。例えば世界は六大、すなわちこの宇宙を構成する要素である地、水、火、風、空、四季、この6つが混然と一体となったものであり、私自身もその六大を本質としておる存在であり、この世界に偏在する諸仏もこの六大から出来上がったものであり、また私たち皆さん全部もこの六代から出来上がったものであります。で、Nel testo sono spiegati vari modi per raggiungere la unione con l'assoluto e lo stato della persona superiore. Per esempio, il modo è composto di sei elementi: terra, acqua, fuoco, vento, spazio e conoscenza.Che sono gli elementi costruttivi del cosmo. L'io
è una esistenza essenziale dei sei elementi e così anche i tanti Buddha, Shobutsu, che sono presenti ubiquitariamente sono esistenze essenziali dei sei elementi. ここで、6代について、ちょっとご説明をいたしますと、まず地、地はこの大地を象徴的に表現したものであって、大地は一切のもののここに存在するためのグランドメンタル基盤になると、それから全ての存在の根拠になると、根になると、そして全てのものの存在するための空間を与えると、そういうものに対する安定性を持たせるとともに、この無限に広がっていくその性格からして、無限性を持ったものと表現いたします。 Ora spiegherò questi sei elementi. Il primo è chi, cioè è terra, significa chi è fondamento del tempo, anche simboleggia stabilità e anche infinita del tempo e lo spazio. 次に水でありますが、水は申すまでもなく湿度でありまして、一切のものに恵みを与える、そういうこの慈悲を根底にしたものであります。 Secondo 水、cioè l'acqua, significal'umidità, anche simboleggia la pietezza. 次に火でありますが、火は申すまでもなく熱であり、この空間や大地に、持っておるところのすべてのエネルギーを総称したもので、またこの私たちの愚かさあるいは罪悪、そういうものを一切焼き尽くす働きがありますので、そういう知性をの性質を表現したものとされます。Terzo,火 significa火 cioè fuoco, significa che calore e anche energia totale di questa pianeta e anche spazio.Altro significato è fuoco e brucia a tutti i cattivi e mali. 次に風でありますが、風はこの大気がですね、循環をする働きを言いまして、私たちがこの吐き出す炭酸ガス、あるいはこの窒素ガス、そういうものを植物が吸って、酸素に還元をすると、あるいはこの南半球の気温を北半球に、このかき混ぜることによって、調節を気温の調節をするという、そういう動的なダイナミックな働きを持っておりますので、これは空と呼ばれますけれども、また私たちのこれは風と呼ばれるわけです。Quarto è fu, cioè vento, significato di circolare l'aria, purificazione dell'aria. Anche altro significato è proprio attività dinamica del cosmo.次に、空でありますけれども、これは私たちのこの頭の上に無限にこう広がっておる大虚空であります。で、虚空というものは一見、何も持たないように見えますけれども、
この夜空を眺めますと、このきらめく星座が溢れんばかりに、満天下に輝いておりまして、大空はそれを静かに抱えております。東洋の思想でいう空の思想というのは、まさに大空のように、自己を虚しくすることによって、このいろんな存在の真実を見つめるものでありまして、そういう性質を空と呼ぶわけです。Quinto, ku sarebbe vuoto, significa questo ampio cosmo, poi abbraccia a tutte le cose, che veramente è molto importante per noi buddhisti questo significato di ku. この大空には、無数のこの鳥が抱かれるようにして、この待っておりますけれども、この無心に見える、このあるいは無心で宇宙の神秘に関わりのないように一見見える鳥たちが、北から南、あるいは南から北へ移動するときに星の誘導を受けるらしいことが最近分かってきております。それは海上でタカやハヤブサ、コンドルなどの猛禽類から襲撃を避けるため夜間飛行をするからだそうです。で、以上の地水であります。空、anche altro significato il cielo, cielo che abbraccia tanti uccelli che volano dal sud e nord o viceversa. Questo movimento dei uccelli è guidato dalle stelle. 以上の地、水、火、風、空、この五大は物質的な要素でありますが、これに一貫して流れる心的な作用、それを私たちの六大思想では色と色大と呼びまして、地水火風空の五大に加えて六大と呼びます。そして、この六大の原理は、私たちのこの体でも表現することができることをテキストは示しております。で、ちょっとそれをご説明いたしますと、私たちのこの五つの指のうち、この小指は地、無名詞は水、中詞は火、それから図詞は風、それから空詞は空、こちらも同じように地、水、火、風、空、こういう具合に五大になっております。で、左の手はこの私たち、人間のもの、右の手は仏様の手と考えます。で、そのテキストの内容の行者が行います一つの例をちょっと示してみますと、こちらのこの左の手を伏せまして、で、この左の手の地水火に、右の手、仏様の手の地水火、これをこう重ね合わせまして、さらに、この空と地、この指をこういう具合にこの重ね合わせるわけであります。で、これは何を意味しておるかと申しますと、左のこの3つの指は私たちの怒りとか貪りとか、あるいは私たちが無知であるとか、そういうことから起こる経験的なこの私たちの欲望であります。で、この右の手の方は
先ほどから説明を申し上げておりますように、慈悲と知恵とそれから働きを起こす力でありまして、右の手でこの左の手をこういう具合に押さえることによりまして、私たちの欲望を正しい方向に指導しようとするわけです。で、行者はこの印をこう結びまして、そして瞑想を続けるわけであります。で、この瞑想を普通私たちは印芸と呼んでおります。Questo principio può essere espresso sul nostro corpo stesso. Le cinque dita esprimono gli elementi del cosmo, cioè per esempio il mignolo e la terra, l'anulare e l'acqua, il medio e il fuoco, l'indice e il vento. Il pollice viene detto dito del vuoto. La mano sinistra significa l'asceta.La mano destra manifesta l'esistenza di Buddha, Hotoke. Ora porterò un esempio di quanto detto. Consideriamo tre dita, anulare, l'acqua, indice, il vento, medio, il fuoco. Mettere le tre dita rovesciate, anulare, medio, indice, dalla mano destra sopra le tre dita corrispondenti della nostra sinistra.Unire inoltre le due dita mignolo e pollice delle mani. Il simbolismo gestuale delle mani ora esposto spiega che tre dita è saggezza e misericordia e potenza del Buddha. Purificano i tre fondamentali veleni, cioè concupiscenza, ira e incredulità. Inoltre il dito pollice spiega l'idea fondamentale di ku.È vuoto, e la preghiera del praticante che assume il significato di azione universale. Questo simbolismo gestuale delle dita del mano esprimente l'idea fondamentale della dita. Si chiama Ingei. Ognuno dei numerosi Buddha ha la loro caratteristica Ingei.そしてこの印芸にこう合わせまして、仏の姿を心に思い浮かべ、そして仏の名前を真言を唱えます。で、その時に、私たちの心にですね、いろんな平常日常的な自己中心的なこの思いが出てまいります。その時にこの親指と人差し指とにこう合しまして、そして私たちのそういう経験的な欲望をいわゆる虚しくするわけであります。で、この空というのはなかなか東洋の思想の空というのは非常に難解な思想でありまして、従来からさまざまなこのメタファーを用いて空を説明いたしますけれども、まあ、仮にその一つを皆様に申し上げますと、私たちがですね、この世の中に今こうして生まれておりますけれども、もしこの世に私たちがもし生まれなかったらどうであったか。で、生まれなかった時のことを想定いたします。そしてこの悠久なこの自然と自身が一体であると、そういうこの観念を続けるわけであります。先ほど申し上げましたように、私たちの体は本来宇宙の六大を持っておる。そしてこの宇宙自体の六大と自身とが一体になるように思念をするわけです。で、それは取りも直さず自身のこのルーツ、自身のこの根源を広げて、そうしてそれを悟り知ろうとする働きになるわけです。
自身がこの無限性を持つあるいは有給であるということを自覚するということは取りも直さず私たちが本来仏であるとそういうことを自覚することに至るわけであります。ci sono shingon, cioè mantra, che coincidono con questi ingei. Gli asceti uniscono gli ingei e seguendo il testo di cui vi ho parlato e imprimono o dipingono le figure di Buddha nella loro mente. Durante la meditazione, se insorgono concupiscenza o comunque se dall'ego emergono elementi di disturbo,è necessario ricordare ad uno sforzo per combattere l'ego mediante la sapienza di Ku. Per spiegare il fondamento di Ku dobbiamo ricorrere a metafore. Svuotare se stesso significa ritornare allo stato precedente, quello dell'esistenza in questo mondo, cioè prima della nascita in questo mondo reale.Si ipotizza cioè di non essere nato e poi si medita intorno ai sei grandi elementi cosmici. Questa meditazione è un modo di contemplazione che va a ricercare ad attingere in sfere molto profonde della propria esistenza. Dopodiché gli asceti arrivano alla consapevolezza che la sorgente della propria esistenza è l'Eterno, che ha una esistenzione infinita e partecipa dell'essenza stessa del cosmo e della sua sostanza. Afferma la propria esistenza originaria con caratteri di infinità, eternità ed uguaglianza e come farsi simili a Buddha.先ほど申し上げましたように、ここで初めて自分の心に存在する仏とそれからこの宇宙の本質であるところの仏とそれと壇上の上に、お迎えをしておる仏とが一体になるわけです。少なくともテキストの上では行者はこのオーダーリングに導かれて、理屈理論の上からは仏との合一を果たし自身がもともと仏であることを自覚することになるわけです、しかしここで問題になりますのはその絶対者とのこの合一がどの程度の内容を持ったものであるかということです。つまりこの日常性をはるかに超えるほどの深い喜びを伴ったものでなければそれは厳密には神秘体験とは言えないからです、超越者とのこの合一が果たされた時に行者はこの日常生活でのさまざまな拘束から離れ自由で、活発でそしてこの無限性を持っておるそういうことあるいは自身が大変清浄であるそういうその体験によって自身が言葉を失いあるいは考えることも失ってしまうそれくらい強い脱離感がなければ本当の神秘体験とは言えないわけです。E quindi, come abbiamo già detto, il Buddha dentro se stesso, il Buddha dell'altare e il Buddha presente ubiquitariamente nello spazio circostante, si uniscono diventando uno. Con questo esercizio, perlomeno i praticanti compiono questa unione di se stessi con Buddha, seguendo i consigli del testo usato, giungono all'esperienza di se stesso uguale a Buddha.Qui nasce però un problema, cioè quale livello di contenuto ha questa esperienza dell'unificazione? E se non comporta un gaudio profondo che supera la quotidianità
non può esprimersi come esperienza misterica in senso stretto. Quando è compiuto l'unione con l'esistenza soprannaturale, cioè con la personalità superiore, gli asceti si liberano dei vari limiti e arrivano alla gioia di mettere il loro corpo in uno stato spirituale sacro, libero ed ampio. Se non si avverte la sensazione di uscire da se stessi, non si può affermare che la unificazione sia veramente avvenuta. この私たちのテキストはですね、そのようなこの心のトレーニングのプロセスを順番にたどりうるように、ここでさらに深いメディテーションを行者に求めております。で、今までは指だけのメディテーションでありましたが、今度はこのバディを全体を使ってメディテーションをいたします。まずこの私たちの体のですね、腰から下には血があると、おへそから中心には水があると、胸を中心にいたしますと肝があると、頂には風があると、だから頭からこの頂点には空があると、でこのように考えるわけです。でこれはもちろん、私たちの体が即宇宙であると、こういう具合に考えるわけです。で次にこの私たちの胸にですね、円形をこう描くわけです。でこの円形にこの地水火風空、これを文字にいたしますと、あばらかきゃ、こう地水火風空をそう呼びます。でそれを自身の胸にあばらかきゃ、こういう具合にこの観念をいたします。でその上また同じ宇宙の5つの文字、あばらかきゃ、これをこういう具合に重ね合わせまして、そして自身が宇宙であり、宇宙が自身であると考えるわけであります。その瞑想をだんだん続けてまいりまして、このついには文字がもう私たちのこの念頭から消えてしまい、あるいはその地水火風空の意味も消えてしまい、最後に円形だけが残るわけです。その円形はガチリンとも月とも呼ばれますし、あるいは宇宙であっても良いわけでありますし、この地球であっても良いわけであります。そういたしますと、この私たちはこの自身という意識、平成私たちが、私が私の思っておる意識というものがだんだんこの薄らいでまいりまして、そして私と皆さん、皆さんと私、そういう間のこの垣根が取れまして、一つのものになり、そして最後にはもうその一切が自身のもの、そういうこの感じになるわけであります。以上が私たちが大学で、指導いたしておりますテキストの内容の始終でございます。Il testo insegna che per il progresso spirituale bisogna esercitarsi nella contemplazione più profonda. Finora abbiamo spiegato il significato dell'unione con Buddha mediante il simbolismo figurativo della posizione della dita, delle dita. Ora il testo guida gli allievi alla contemplazione usando tutto il corpo, come le nostre dita simboleggiano i 5 grandi elementi costruttivi,
terra, acqua, fuoco, vento, spazio vuoto. Così anche i nostri corpi sono simboli dei grandi cinque elementi, ovvero la parte inferiore dei fianchi rappresenta la terra, l'addome l'acqua, la parte superiore del corpo il fuoco, il massiccio facciale il vento, l'apice della testa lo spazio vuoto. Questi cinque elementi costituenti l'essenza dell'uomo sono gli stessi elementi che costituiscono il cosmo. Gli asceti meditano le cinque lettere nel cerchio, cioè A, Ba, La, Ka, Kya, impresso nel loro cuore, e poi vi sovrappongono i grandi cinque elementi costruttivi del cosmo. I cinque elementi della propria essenza sono i cinque elementi del cosmo e viceversa. Queste due entità si fondono completamente per tutto il tempo che continua la contemplazione. Infine, non si avvertono più né i cinque grandi elementi di se stesso né i cinque grandi elementi del cosmo. Rimane solo il cerchio. Bisogna continuare la contemplazione fino a questo livello. Questo cerchio è la terra, la luna e anche il cosmo. Nel pensiero degli asceti, a questo punto, non esistono più né le lettere alla Bhakakya, né il significato delle lettere, vedono solo un cerchio senza io e senza gli altri. Quindi gli asceti compiono l'unificazione con il cosmo abbandonando la coscienza di sé. Le preghiere degli asceti che fanno l'esperienza dell'unificazione e hanno allontanato dalla loro coscienza la distinzione tra sé e gli altri non sono più preghiere personali, ma per tutte le persone. Anche la concupiscenza dell'ego viene purificata e trasformata in amore sublimato che ama teneramente tutte le cose e le fa crescere, di cui è illuminata dalla saggezza acquistata dagli asceti, inizia una fase di attività positiva, cioè di cui ho parlato finora, è un metodo di esercizi. この心の体験でありまして、それは隠されたこのシークレットセレモニーとそういう表現がされるぐらいでありまして、他人がですねその心の内の中を垣間見ることはできないものであります。現在私たちの大学では、夏と冬の休みを100日間の休みを利用して48名の男女の学生がこの密教の体験にトライをしております。でありますけれども、その48名の人がどの程度の心的状態を得るかということは個々の差がありまして、どの程度ということは言えないわけであります。まあしかし申し上げられることは、神秘体験の最もこのファンダメンタル、あるいは最大公約というものは絶対者との合一、そこにこのあるとすると、それがもしそれが第一義的なものであるといたしますと、密教においてはそのこの合一のための少なくともこれに近づきうる、そういう普遍的なこのアプローチングメソッドが用意されておるわけであります。でその意味で、この密教における神秘体験の
根源的な課題はこの妥当性あるいは普遍性を持ったものということができるはずであります。ただ問題はその手段をいかに自身のものとしてマスターすることができるかというところに実はかかっておるわけでありまして、そこに大切なのは自身がいかにこの信仰を持つか信念を持つかということが問われるわけであります。自身の堅固な信心、それがもう1にも2にもそれを規定にして、そうして絶え間ざるこの反復リピートをですね続けることによって、そうして、行者が表現を超えた心よい境地に達するものであるということができましょう。L'esperienza misterica è sempre esperienza spirituale del singolo, che vien detta esperienza del mistero ascoso. Adesso nella nostra università, utilizzando la vacanza estiva e invernale, circa 48 persone, ambedue di sesso, che stanno facendo l'esercizio spirituale dell'esperienza di Mikkyo. Naturalmente, l'esperienza di ogni persona sono diverse. È un'esperienza spirituale non facilmente comprensibile dagli altri, perché è nel profondo, nel segreto del cuore di chi la fa. Ma come ho detto, se la regola è che ciò che accomuna le esperienze misteriche è l'unione con l'assoluto, allora il Mikkyo propone un metodo universale, universalmente valido per questa unione, o perlomeno per avvicinarcisi. In questo modo, il misticismo del Mikkyo ha un valore universale in relazione al principio originale che ne è fondamento. Nasce il problema di come uno può impossessarsi del metodo e farlo proprio. È naturale che a questo punto interviene la domanda della fede. Solo un metodo di esercizi che ha una solida base di fede condurrà al paradiso. Il fatto che non è possibile esprimere con le parole. この仏教で、この信奉をいたしております偶像崇拝、この偶像崇拝は仏像や仏画を仲立ちにいたしまして、信仰の情熱を高めようとするものでありまして、それは大変知的施策に欠けるという考え方が一つあります。でさらに、この固定化した仏像からは固定化した観念しか得られないという批判もないわけではありません。しかし、絶対者との合一はあくまで自分の心の中において今なされるべきものであります。行者の確固たる信心が仏の加護あるいは神の合臨を受けるための絶対条件となる点では宗教的本質は変わらないことを申し上げまして、本講を終わりたいと存じます。 Poiché la venerazione delle immagini ha lo scopo di aumentare il calore della fedeattraverso la contemplazione delle statue e delle pitture di Buddha. E c'è chi pensa che così venga mortificato il pensiero intellettuale. Può aversi anche la critica che della contemplazione dell'immagine fissa della statua di Buddha può nascere solo un pensiero immobile. Ma l'unione con l'assoluto è una necessità di adesso.E perciò è necessario fondarsi su una fede ben radicata per ottenere l'aiuto di Buddha. A questo riguardo, l'essenza delle
religioni non cambia. Grazie dell'ascolto. Grazie molto professore Abukawa. Non possiamo. Prego.昨日バチカン宮殿にお伺いをいたしまして。パウロ二世法王様からこのお言葉を頂戴し、ロザリオを頂戴いたしました。私にはなんとなくそれに対する予感がありまして、これが数が五十子ではないかと、五十子があるに違いないと、54で思っておりまして、感情いたしますと、これ54ございました。で、私たちが持つ年次は108つあります。これ108の私たちの欲望をこれによってすりつぶすと、そういう働きでございます。法皇様はあなた五十子でよろしいとおっしゃってこれをいただいたと、そういう具合に思いまして、大変神の恩恵に感謝をいたしました次第であります。私に、この拝謁をの気を与えてくださいました内田先生、それから内田アンジェラ夫人、共に、拝謁を受けまして、そしてロザリオを頂戴いたしましたことを皆様にも報告をいたしまして、御礼を申し上げます。Questa occasione vorrei presentarvi questo rosario che sono stato ieri mattina al Vaticano. Ho avuto udienza privata del Santo Padre. Il Papa mi ha dato questo rosario e poi benedetto. Sono stato molto grato di questo fatto. Rosario contando palline sono 54 palline, mentre juzu di buddhisti che usano sono 108, e questo significa abbiamo buddhisti pensano che abbiamo 108 concupiscenza, premendo e pressando queste palline combatte con le concupiscenze. Grazie molto. Grazie. Ringrazio molto professora Abukawa. E dicevo, non possiamo e non posso almeno nascondermi che un'impressione prima è quella di una lontananza delle parole, e il linguaggio usato la esprime bene. Di una lontananza, di una differenza, ma non credo di una incomprensibilità, perché tutto il suo intervento e questo metodo di esercizi che lei ha descritto e di educazione che ha descritto mi è sembrato come dominato dalla tensione a poter incontrare, l'ha detto anche esplicitamente, il grande mistero che fa le cose. La tensione a poterlo incontrare, e mi ha aiutato a capire questo, una cosa che il professor Abukawa mi diceva oggi a pranzo. E diceva che ritornando a Rimini ha avuto come l'impressione di incontrare il paradiso, perché dice: ho incontrato tutta gente lieta, gioiosa e attiva, piena di energie messa in moto. Quindi un'idea... Un'idea di mistero che può essere veramente incontrata, e questa tensione
Noi la condividiamo profondamente con lei e con tutti gli amici del Monte Coia, ma volevo, proprio ripensando a questo incontro, ho recuperato anche alcune righe nelle quali Don Giussani parla dell'incontro che ha avuto con voi al Monte Coia. E credo che sia in un modo molto adeguato, oltre che molto bello, di concludere il nostro incontro. In un'intervista dove si parla del senso religioso, Giussani dice che, per spiegare un punto, dice: vorrei raccontare un episodio del mio recente viaggio in Giappone. Nel Monte Santo di Coia ho incontrato tre leader spirituali buddisti, tre tipi molto diversi fra di loro. Uno, il rettore dell'università, era il buddista dotto. L'altro, il precedente rettore, incarnava nel modo più classico l'esoterismo proprio della scuola. Il terzo, infine, era il maestro dei novizi. Questi, e il ricordo di quell'incontro mi commuove ancora, ci ha abbracciato come se vedesse in noi degli amici da lungo tempo aspettati, ma senza potere dire nulla, senz'altro contenuto che la sua dedizione a qualcosa di ultimo che avevamo in comune. Una lontananza che però ci consente di abbracciarci, come è avvenuto in questo caso. Il desiderio di un incontro con la profondità del senso della vita, mia e tua, nostra e vostra, che ci rende in questa pur grande diversità così vicini. E io credo che noi dobbiamo, soprattutto anche attraverso questi incontri, sentire la responsabilità semplice e grande, gioiosa, in certi casi anche faticosa, della grandezza dell'incontro che gratuitamente ci è stato dato. L'incontro con ciò a cui tutta la saggezza e la capacità religiosa dell'uomo tende, l'incontro con un senso del vivere. Professor Abukawa, grazie moltissimo ancora della sua presenza e a presto, speriamo di vederci ancora.